amici di Live Social, buonasera, ben ritrovati qui su Radio Lombardia. Ovviamente noi andiamo avanti tutta la notte con le nostre storie, le nostre interviste. Qui con me c'è Rocco, buonasera. Buonasera a te. Ciao. Allora, il nostro Rocco è un ospite un po' particolare, mi permetti di definirti in questo modo? Vediamo. Perché lui è un biologo, esatto. Sei laureato in biologia, hai lavorato nell'industria farmaceutica per quanto tempo? Quasi 30 anni. Però adesso lavori a Stenos Academy, sei l'amministratore di Stenos Academy, che è un centro olistico. Esatto. Vogliamo parlare un poco di questo tuo salto, no? Dalla medicina, quella tradizionale, dal mondo del farmaco al mondo olistico. Sì. Generalmente si vuole definire il mondo olistico come medicina alternativa. A me non piace tanto questa definizione. In realtà la definirei più una medicina complementare o parallela. Sì. Nel senso che io mi sono sempre occupato di farmaci e di salute, ma per passione personale mi sono avvicinato alle tecniche manuali, alle tecniche di massaggio e ai benefici e al benessere che questi potevano portare. Anche perché diciamo che medicina alternativa, in un certo senso, come definizione, ha insito il fatto di eliminare la medicina, esatto, tradizionale, un po' in contrapposizione, no? Invece sono due realtà che possono tranquillamente camminare parallele. La medicina, quella convenzionale ufficiale, e quella ufficiale di quella che realmente serve per curare la salute. Mm-hmm. Diciamo che le terapie olistiche sono più per la cura del benessere delle persone. Ok. Tu nel mondo olistico di cosa ti occupi nello specifico? Io ho iniziato così per passione con un semplice corso di tecniche di massaggio, poi mi sono appassionato, sono andato avanti fino a creare tutto uno staff e a creare questa realtà Stenos Academy, che ha una duplice vita, la vita di centro di salute naturale in cui ci sono vari professionisti che si alternano e fanno consulenze private, certo, alle persone, e all'interno c'è proprio una scuola per professionisti del benessere che sono naturopati e massaggiatori. Ok. Da dove viene il nome Stenos Academy? Che cosa significa? Stenos è in realtà un acronimo in lingua greca, in vecchia lingua greca, che significa un pochettino forza, spirito vitale, forza interna, ecco. Quindi sì, questo per richiamare proprio l'origine, la forza che c'è all'interno di ognuno di voi alla ricerca del proprio benessere, certo, personale, ecco. Ok, e Stenos Academy, come dicevi tu, propone un sacco di percorsi olistici che le persone possono affrontare all'interno, no? Ma a cosa sono mirati? Allora, essenzialmente abbiamo sei percorsi diversi che danno la possibilità di accedere a sei diversi tipi di diploma, che sono il diploma di naturopata professionista, che è un percorso triennale, okay, c'è un diploma per operatore in riflessologia plantare, che è un percorso biennale, e poi ci sono diversi gradi di percorsi per massaggiatori che si indirizzano a massaggiatori sportivi piuttosto che del benessere, piuttosto che del operatori per terme o spa, okay, eccetera. Perfetto. Insomma, c'è una vastissima scelta dal punto di vista della formazione. Quanto dura in media un percorso? Poi immagino fra l'uno e l'altro ci sono delle differenze, no? Ma generalmente quanti anni bisogna spendere nella formazione? Bravissimo, assolutamente ci sono molte differenze. Si va da un percorso più breve, che dura anche soltanto sei mesi, per il diploma, quello un pochettino più breve, che chiaramente dà una specializzazione solo ed esclusivamente nelle tecniche del relax, del benessere, chiaro, fino al diploma appunto di naturopatia, che invece ha un panorama più a 360 gradi ed è un percorso triennale che poi si può ampliare eventualmente anche con delle specializzazioni, dei master dopo. Perfetto. Perché consiglieresti magari a qualcuno che ci sta ascoltando di avvicinarsi al mondo olistico, sia come, diciamo, per affrontare questo percorso da una parte come professionista, che anche dall'altra, ovviamente? Sì, questo effettivamente è esattamente così. La realtà può essere affrontata da due lati di una stessa medaglia, o per diventare professionisti del mondo olistico, oppure per diventare fruitori. Questo perché purtroppo il ritmo della vita oggi ci impone degli orari e una frenesia, certo, a cui facciamo fatica a stare dietro. Quindi ci curiamo di tutto, ci curiamo della nostra macchina, ci curiamo di far riposare il vino in cantina, eccetera, ma in realtà non troviamo mai il tempo per curare noi stessi e dare un attimino di tempo a quella che è la nostra salute e il nostro stile di vita, che poi significa, poi in termini proprio banali, prevenzione eventualmente, certo, di problematiche future più anche più significative. È chiaro, quindi diciamo che è qualcosa a cui dovremmo cercare di dedicare un po' più di tempo, no?
Assolutamente sì, sì. Sarebbe senz'altro consigliabile. Allora voi avete un sito internet che è stenosacademy.com. Mi raccomando, esatto. Stenos si scrive con TH, no? Sì, TH. Che cosa ci troviamo sul vostro sito internet? Trovate, vabbè, la descrizione di chi siamo, trovate tutto lo staff di Stenos Academy, trovate tutti i percorsi descritti esattamente con il programma. Perfetto. E anche tutti i singoli corsi monotematici, perché come dicevi giustamente tu, ci si può avvicinare anche solo per passione a fare un corso di un weekend, sì, per un'introduzione eventualmente al mondo olistico, per scoprire qualcosa un po' come hai fatto tu, no? Come ci si è avvicinato all'inizio, no? Esattamente, sì. Vi troviamo anche su Facebook, sempre Stenos Academy. Il vostro indirizzo email invece è info@stenosacademy.com. Siete a Milano, no? Esattamente. In via Lorenzo Perosi 3. E il vostro numero di telefono è lo 02 84 21 31 59. Esatto. Ho detto tutto giusto, Rocco? Perfetto. Meno male, dai. Mi promuovi allora. Assolutamente sì. Anzi, okay, ti invito a venire a trovarci. Magari se riuscirò a trovare un po' di tempo verrò a trovarvi. Esatto. Rocco, vuoi aggiungere qualcos'altro prima di salutarci? Venite a trovarci anche soltanto per conoscerci. E poi, se, come si dice, se saranno, se saranno rose, fioriranno. Ma l'importante è prendetevi del tempo per curarvi di voi. Ecco, ecco, io una cura per tutti quanti, per un po' di benessere, ce l'ho già in mente, sai? Te la consiglio anche, sì, a te, Rocco. La nostra pagina Facebook, Live Social Radio Lombardia, dove trovate tutte le nostre video interviste. Se voi ci guardate un poco, ci lasciate un like, vedrete che dopo starete sicuramente molto meglio.